Le ninfee si dividono in due grandi gruppi, le ninfee rustiche e le ninfee tropicali. La maggior parte delle nostre ninfee sono ninfee rustiche, vuol dire che stanno praticamente fuori, comunque a temperatura tutto l'anno, e non temono gli inverni rigidi. Qui per esempio siamo vicino a una ninfea Miss Sasha, si chiama così, ha un colore fucsia meraviglioso e un fiore molto grande, vedete, un fiore doppio con tante ghiere di petali che la rende... Questa ninfea invece delicatissima si chiama Arc-en-Ciel, è una ninfea rosa, un colore molto delicato, ma la particolarità di questa varietà è la sua foglia cangiante, non c'è una foglia uguale all'altra, infatti se notate la foglia di questa ninfea in particolare ha un bordeaux sfumato di rosa, ma poi arriva fino al bruciato per partire con il verde. Quindi le ninfee si guardano anche per le loro foglie, non per solamente i loro fiori. Questa ninfea si chiama Gonaire, è una ninfea bianca, antica, molto delicata, con tanti petali ed è una ninfea odorosa. Alcune ninfee infatti sono profumate e questa è una di quelle che profumano. È una ninfea che sta pelo d'acqua, si chiama anche Snowball per la quantità di petali e il fatto che in piena apertura assomigli proprio a una palla di neve. Molto molto bella. Black Princess si chiama questa ninfea ed è proprio una principessa perché è la ninfea più scura del laghetto. È una ninfea dai colori molto particolari, scuri, rosso scuro quasi nero e dalla consistenza dei petali lucida, quasi metallica. È la regina di questo laghetto, ne trovate più di una, guardate bene e ammirate i suoi colori cangianti con il sole. Questa è una ninfea bambisa, si deve ancora svegliare, infatti questi racconti sono di prima mattina. Le ninfee di prima mattina si stiracchiano e si aprono sul pelo dell'acqua. La maggior apertura è proprio con il sole più forte, quindi verso le ore centrali della giornata, per richiudersi nel tardo pomeriggio. Bambisa è molto particolare, intanto è una ninfea emergente, vedete che si alza sul pelo dell'acqua quasi di 10 cm e poi ha dei colori particolarissimi, con parte dal rosa per poi arrivare all'arancio. Ed è, pensate, una ninfea che si è creata da sé. Cosa vuol dire? Non sono stati gli ibridatori a sistemare, a creare i colori, ma insieme ad altre ninfee si è creato un colore particolarissimo mescolando il giallo e il rosa. Un'altra ninfea bianca molto particolare è la Mont Sasha e ha i petali quasi accartocciati, da stiracchiare. È una ninfea che poi a maturità si alza un pochino dal pelo dall'acqua, è molto molto elegante e davvero splendida. Questa è una splendida ninfea moderna, più recente di introduzione, si chiama Manchkala Ubol. È una ninfea color pesca, un rosa molto delicato che si erge sul pelo dell'acqua. È veramente fiorifera, dai fiori grandi, e spesso la ninfea si riflette sulla superficie dell'acqua quasi a raddoppiare la dimensione e a creare un giardino nel giardino. Questa ninfea molto appariscente è la Joe Tomovic. È una ninfea gialla, un giallo proprio squillante con tanti petali lanceolati, si erge un pochettino sulla superficie dell'acqua rispetto alla ninfea che rimane proprio vicino alla foglia. È sempre una ninfea rustica e si trova nei laghetti vicino ai fiori di loto. Le ninfee tropicali hanno rubato tutti i colori dell'arcobaleno. Infatti la grande differenza tra quelle rustiche e quelle tropicali sono in tanti colori assolutamente sgargianti e dai viola ai blu più accesi. Il fatto che si elevino sulla superficie dell'acqua quasi oltre i 30 cm e che abbiano bisogno di tantissimo caldo. Le ninfee tropicali si distinguono in due grandi categorie, quelle a fioritura diurna che si aprono durante il giorno e quelle a fioritura notturna che si aprono durante la notte. Qui una ninfea tropicale a fioritura diurna che ha il nome di una scrittrice e poetessa giapponese, Murasaki Shikibu, che era una dama dell'antica corte di Kyoto attorno all'anno 1000. È una ninfea delicata, leggermente profumata e davvero molto affascinante. Non perdetevela! Tra le ninfee tropicali abbiamo anche questa molto particolare,
Adesso si scorgono le foglie e già dalle foglie capiamo la sua caratteristica. Questa è un Neuriale ferox, feroce come le spine sulla superficie della pagina sia superiore che inferiore della foglia stessa. Le spine sono anche lungo tutto il suo gambo. È una ninfea che ha un fiore molto piccolo, color viola, che fiorisce sotto la superficie dell'acqua, quindi il fiore è meno appariscente rispetto a una foglia che, a seconda della temperatura dell'acqua e del caldo, cresce e diventa molto grande. Qui, non essendoci abbastanza caldo, la foglia è ancora piccola, ma guardate l'increspature sulla foglia, sembra proprio un origami, particolarissima.